Oggi è domenica 29 agosto. Io mi sono svegliata abbastanza tardino. Ieri alla fine ho fatto un po' fatica a dormire nonostante fossi stanca. Prima di addormentarmi mi sono vista delle puntate di The Good Doctor perché ho visto che appunto hanno caricato le puntate su Netflix. Io l'avevo iniziata in streaming, poi non l'avevo più continuato proprio perché lo dovevo seguire in streaming e mi scocciavo a cercare le pagine, eccetera, eccetera, eccetera. Però finalmente l'hanno caricato, quindi me lo sto rivedendo. Poi mi continuo a svegliare di notte con la gola secchissima perché in realtà avevo sete, solo che non avevo voglia di alzarmi. Io mi sono presa un caffè, ho mangiato due gocciole letteralmente, non avevo voglia di prendermi il latte. In realtà avrei un po' di commissioni da fare, vorrei anche passare in palestra se riesco oggi pomeriggio, vediamo se riesco a passarci. In teoria stasera dovrei avere un aperitivo barra post cena con la mia compagna di Milano che veramente non vedo i ragazzi da, non ricordo neanche più da quanto tempo non li vedo più. E nulla. Io volevo finirvi di montare il video, il weekly vlog che volevo mettere online oggi, però non lo so se lo farò, nel senso che probabilmente andrà online lunedì, cioè domani. Vediamo un attimino come sono messa, perché domani lavoro e finisco al solito mio orario e poi in realtà ho un tampone al domicilio, quindi non so benissimo a che ora torno, il che significa che comunque caricherò il video più tardi se non riesco a finirlo oggi. Adesso cerco di sistemare questo disastro che ho fatto. Vabbè. Insomma, il tempo di vestirmi, eccetera, perché in realtà volevo andare con mio papà a fare la spesa questa settimana, però non ne sono proprio convintissima di andarci, nel senso, non lo so, magari se mi manca qualcosa piuttosto vado qua durante la settimana che abbiamo il supermercato proprio sotto casa, perché in realtà volevo iniziare un po' la dieta. Non vi ho mai parlato di un'applicazione in cui praticamente mi sono inserita, si chiama appunto Dr. Fit. È un'applicazione che vi segue a 360 gradi, sia sull'allenamento che sulla nutrizione che sulla meditazione barra yoga. Volevo iniziare a parlarvi di questa applicazione di cui ho fatto appunto questo abbonamento e perché lo voglio testare e effettivamente parlare un po' della mia esperienza, di come mi trovo, se mi trovo bene, eccetera, eccetera, eccetera. E loro sono appunto questa azienda che ha fondato questa, insomma, questa sorta di startup legata appunto al benessere, alla salute, al fitness, dove praticamente tramite questa applicazione digitalmente, ma anche volendo fisicamente, puoi farti seguire, insomma, da dei professionisti. Dato che sono tornata la settimana scorsa, non volevo riprendere proprio subito, subito, subito ad allenarmi perché volevo un attimino riassestarmi anche solamente col lavoro che è stata un po' dura riprendere. Però da questa settimana parto di nuovo con l'allenamento, perché anche perché poi la settimana dopo, che è la settimana del matrimonio, io scenderò giù, cioè per 3 giorni non sarò fisicamente su, insomma, a lavorare o comunque nella mia routine quotidiana, no? Quindi ho detto almeno questa settimana qua ci do dentro. E niente, quindi praticamente ho intenzione di riprendere l'allenamento, ma vorrei, se riesco, inizio oggi e guardare un pochettino lo schema della nutrizione. In realtà devo ancora parlare perché c'è anche la possibilità di parlare online con la nutrizionista e chiederle effettivamente se va bene, come va bene per me questo schema che loro fanno fondamentalmente, perché tu quando ti iscrivi a questa applicazione devi mettere tutti i tuoi dati nel più dettagliato possibile e loro appunto poi ci lavorano dentro. All'inizio mettono delle cose standard e poi dopo praticamente cambiano di mese in mese in base ai tuoi cambiamenti e anche tu devi dare dei feedback. Quindi voglio effettivamente vedere se questa cosa funziona, ok? Devo fare un sacco di cose oggi, perciò mi devo mettere all'opera perché, mamma mia, cioè. Mamma mia, ragazzuole, volevo farvi vedere che praticamente ieri sera io e mia mamma ci siamo messi a vedere un po' i miei disegni di quando ero piccolina. Perché, beh, poi vi racconterò perché sennò non me la cavo più. Comunque, stavamo guardando tutti i miei vari scarabocchi barra disegni che ho fatto quando ero alla scuola materna e sono venuti fuori questi due dischi. Questo è di Louis Armstrong, mamma mia, vecchissimi, ma cioè, guardate che belli. Questi sono da collezione, peccato che
Non penso ci stiano nel nostro vinile, questo è dei Beach Boys, però cioè, assolutamente questi sono da conservare con cura perché sono pezzi proprio vintage. Ragazzuoli, io mi sono fatta un attimino tipo baffetti e le sopracciglia. Allora, non so se si è notato dalla videocamera, può essere ancora che sia leggermente arrossata. Mi sono lavata, insomma, con i detergenti che ho qua a casa Milano, perché ovviamente le cose principali io le ho sempre a Monza. Adeguo perché comunque io alcune cose un po' le ho lasciate, quindi una tantum, a parte che così ne approfitto che finisco anche le cose. Ho applicato in questi giorni questa sorta di crema gel, si chiama Vital Hydra Solution, ve la mostro per bene, eccola qua. All'interno della confezione si presenta così ed è questo gel. In realtà mi piace tantissimo sul viso, mi piace veramente tantissimo. E questo è un vasetto appunto da 15 ml. Ed è appunto una crema che va ad idratare, insomma, immediatamente. E mi piace tantissimo perché da quando sono tornata dal mare ho veramente la pelle secchissima, ma anche la pelle di tutto il corpo, e soprattutto sul viso, ma sarà con tutto il sole che ho preso. E devo dire che in questo periodo questo prodotto mi sta aiutando tantissimo. Mi piace veramente tanto. Strano perché comunque a me le creme in generale idratanti così non è che piacciono tantissimo, ma questa col fatto che sia in gel, secondo me è la chiave un po' di tutto. Poi volevo farvi vedere anche quest'altra qua, che ok, eccola qui. Niente, è una sorta di tonico. Tonico barra lozione loro lo chiamano, sempre della Dr. Jart, che però ha un odore che non mi piace per niente, ragazzi. Vi giuro, forse sarà uno dei pochi prodotti di Dr. Jart che non mi piace. Cioè, ha un odore che sembra riso, e giuro, perché applicato sul viso dà fastidio. A me non piace come odore. Mi sembra molto strano, però, cioè, vi giuro, ha un odore non gradevolissimo. Sicuramente, essendo anche la combo di questo qui, ok, farà ovviamente il suo dovere, non metto in dubbio assolutamente. Anche perché il tonico barra lozione non l'avevo mai provato, e ogni tanto Dr. Jart si diverte con queste soluzioni qui. A me piace personalmente molto di più questo prodotto, cioè questo prodotto veramente in questo periodo mi sta aiutando, perché a volte mi sento veramente che mi cade la pelle, letteralmente dal viso. Suoli, allora io sono tornata a casa, sono praticamente risuscitata un attimino, sono passate un sacco di ore dagli ultimi pezzi di vlog che ho fatto. E io e mia mamma siamo andate in zona Corso Buenos Aires, sono riuscita a trovare la giacca di pelle. Meno male, perché sono super super contenta, insomma, di averla trovata. Alla fine, insomma, abbiamo girato un bel po'. Veramente abbiamo girato un bel po' perché ho scoperto che Zara ha chiuso. Infatti ci sono rimasta malissimo perché io anche le ultime giacche di pelle che avevo preso in questi ultimi anni le avevo sempre quasi tutte prese da Zara, se non mi sbaglio. Zara Bambino. Perché da Zara Bambino diciamo che le misure per me erano, cioè, migliori, ecco. Soprattutto per le maniche. Però vabbè, insomma, alla fine ho trovato insomma una giacca. Ve la faccio vedere, ve la mostro. Ve la faccio vedere anche indossata perché magari può essere un po' di ispirazione insomma, per chi magari sta cercando delle giacche. Io questa qui sicuramente la utilizzerò in questo periodo fino ad almeno ottobre, penso, giù di lì, e poi metterò il cappotto, insomma, invernale classico. Adesso vedo un attimino come organizzarmi, perché quella che avevo vecchia di Zara Kids qua dietro praticamente si era rovinata tutta. Allora, eccomi qua, ve la faccio vedere, sia così, visivamente, ok? È una giacca semplicissima con il colletto, perché a me piace un sacco anche fatta così col colletto. Ho visto tantissime giacche anche senza colletto, semplicissime, proprio tonde, con qua lo scollo tondo semplice. Però onestamente non è che mi piacessero più di tanto, rimango sempre sul classico io con le giacche, di pelle, appunto con il colletto fatto così, la cerniera storta. E poi qua due tasche anche abbastanza abbondanti, una e una due dall'altra parte. Ok, le tasche sotto, cioè le cerniere sotto, scusatemi, sono palesemente finte. E poi c'è questa particolarità, vedete? Non so se si vede, comunque, della manica che si allarga così.
È carina e simpatica come cosa. Ho preso la taglia più piccola che c'era, perché ovviamente sennò avevo sempre problemi con le maniche, perché già queste sono un pochettino lunghe, però insomma non è lunghissima questa giacca di pelle, mi arriva leggermente sopra i glutei fondamentalmente, però alla fine ho dovuto comunque prendere una S, perché inizialmente volevo prendere una M, che di lunghezza per esempio era un po' più lunga, ma dietro sulla schiena mi si gonfiava tutta perché era proprio larga sulla spalla. Cosa che vi volevo far vedere, praticamente sempre cercando questa benedetta giacca di pelle nera, girovagando per i negozi sono incappata in Mango e alla fine ho ceduto e ho preso questi jeans qui con i bottoni al posto qua della cerniera. Sono high waisted e straight, fatti così. Come potete vedere le tasche dietro hanno un colore leggermente diverso a tutto il jeans, e mi piaceva particolarmente questo modello, mi calzava molto bene. È una taglia 34 europea, quindi una 38 italiana, e il prezzo è di 40 euro, 39,99, quindi insomma alla fine ho detto no, senti, la prendo, perché quando mi stanno tanto tanto bene i jeans in realtà poi mi durano veramente tanto, perché poi li sfrutto al massimo. Ultimo negoziettino dove siamo state sia appunto sia io che mia mamma abbiamo fatto acquisti da Muji. Allora, Muji è un negozio che io insomma a super mega adoro, che però in realtà ormai era da un po' di tempo che non c'entravo più. Da studente c'entravo sempre spesso per prendere quaderni, penne, evidenziatori, quelle cose lì. Niente, alla fine mi sono presa questi perché li ho trovati scontati, e sono tipo dei wafer al cioccolato. Comunque io non sapevo che Muji vendesse sia vini che vendesse in generale anche proprio cibo. Veramente sono cascata dal pero, perché non sapevo minimamente questa cosa. Ho preso scontato al 50%, se non mi sbaglio pagata sui 3-4 euro giù di lì, questo Essential Oil Winter Spice. Questo qui, che è un olio essenziale appunto, che ho sentito ed è buonissimo. Noi abbiamo il diffusore a casa che mi ha regalato una mia cara amica Elisabetta. Noi in realtà li usiamo sempre, e questi oli essenziali li prendiamo spesso su Amazon. Io ho detto dai, è scontato, mi piaceva l'odore, ho detto ma sì, lo prendi. Altra cosa che io mi sono presa per me è questo portacreme trio, come potete vedere, da viaggio, che secondo me è ideale per mettere tipo state via un giorno, due giorni, mettete il siero, la crema, è un'altra roba che voi vi pare piace, come vi pare piace. Comunque è un cream container fatto a tre, così, secondo me è utilissimo. E poi questo spruzzino qua da 18 ml per il profumo. Mia mamma si è presa altre cose, ve le faccio vedere. Si è presa anche lei dei contenitori da viaggio, perché dice che per le sue creme, cremine eccetera sono sempre super utili. Anche lei si è presa questo spray qui da 18 ml, poi questa petit bottle si chiama da 12 ml, che però si apre così, secondo me puoi metterci dentro o il tonico, non lo so cosa ci puoi mettere dentro, però essere presa. E questi contenitori che in realtà le invidio molto, ma erano gli ultimi, perché anche questa, tutta sta roba, se non mi sbaglio, era scontata, soprattutto questi, perché ha detto che erano gli ultimi due, li ha visti, come li ha visti ancora non aveva visto niente, le piaceva la forma eccetera, li ha presi. Poi dopo ha letto, la Muji ha una marea di prodotti che veramente, cioè a me verrebbe sempre voglia di comprare qualsiasi cosa, mi verrebbe voglia di rifare casa da Muji fondamentalmente. E niente ragazzuole, quindi questa qui era una sorta di mini haul. Poi alla fine insomma io e mia mamma in realtà abbiamo mangiato da Alice di nuovo, mamma mia, tralasciamo questa cosa, perché appunto abbiamo mangiato, io ho mangiato un pezzo di margherita tanto per cambiare, veramente devo un attimo rispettarmi, però se no si faceva troppo tardi. Sono andata a ritirare il mio vestito per il matrimonio, di cui vi metterò gli sketch, perché li ho mandati a Marco, li ho provati sia con la stola che con il loro tacco effettivo. Guarda, me l'ha accorciato proprio su misura, cioè non accorciato, scusatemi, stretto soprattutto la parte del seno che io non ho. Poi leggermente il vestito, purtroppo non mi ero accorta quando l'avevo comprato, aveva un difetto, me lo sono fatta sistemare, quindi ho accorciato dove dovevo accorciare qua, soprattutto nella parte superiore. Mi calza a pennello, ma proprio a pennello, anche con la stola l'ho provato. Alla fine ho deciso che metterò una borsa pochetta busta che ho però a Monza, purtroppo da brava idiota ieri potevo portarla a Milano, vabbè, per fare un po' la prova e vedere se effettivamente va. Metterò, abbinerò insomma tutto questo completo, una borsa nera con dei dettagli oro per smorzare un attimo, perché è abbastanza impegnativo tutto quell'oro. Adesso mi tocca montare il video, devo decisamente
mettermi qua a lavoro, che io dovrò ovviamente ridurre almeno in 20 minuti, perché sennò, cioè, penso che vi cadranno le braccia a vedere i miei vlog. Comunque dai, spero comunque di tenervi compagnia, insomma, con questi mini vlog. Volevo anche andare in palestra, vediamo che cosa riesco a combinare dopo, non lo so, non mi prometto niente. E poi volevo lavorarmi un pochettino il mio account di Vinted, di cui vi metterò sicuramente il link nell'info box. Adesso secondo me, ora che carico questo vlog qui, secondo me verrà fuori già il sito, insomma.